Ecco, direi di cominciare. Buonasera a tutti, benvenuti. Permettete subito in apertura un grande ringraziamento al professor Massimo Danzi, che è voluto ritornare da Ginevra a completare la sua conferenza, che non ha potuto avere lo sviluppo che desiderava 20 giorni fa. Professor Danzi è tra i grandi italianisti oggi, a livello internazionale, alla cattedra di storia della letteratura italiana a Ginevra. Però permettete che io dica che oltre ad essere un professore ha dimostrato una grandissima professionalità. A tornare a Bergamo non essendo riuscito a concludere la conferenza 20 giorni fa. Devo dirvi che ho organizzato tanti convegni, tante conferenze nella mia vita, ma un caso del genere non mi era mai capitato. E penso che anche voi apprezzerete la stima e la considerazione nei confronti del professore. Non dirò le cose dette la volta scorsa. Nel presentare il professor Danzi ricordavo i suoi rapporti con Bergamo, instaurati prima con quello che fu il suo maestro a Ginevra, quando discusse la tesi di dottorato su Matteo Bandello, e il suo maestro era Guglielmo Gorni, cremonese d'origine, ma bergamasco d'adozione, in quanto il padre divenne segretario dell'Eco di Bergamo, qui nella nostra città. E lo ricordo ancora Gorni quando veniva in biblioteca, i sabati in cui si riuniva il consiglio direttivo di studi tassiani di cui era membro. E una persona veramente squisita. Quindi piace anche a me queste cose perché riannodano un po' i fili della mia vita, di quando ero direttore della biblioteca e oggi che sono qui a presentare uno dei suoi più massimi allievi. Poi ricordavo la figura di Franco Gavazzeni, che invece è stato collega di Massimo Gorni e di Massimo Danzi, Guglielmo Gorni. di Guglielmo Gorni. E quindi siamo riusciti ora a recuperare il volumetto che avete dedicato nel 2010 a Franco. Lo abbiamo fatto digitalizzare e lo pubblicheremo sul nostro sito. Ultime cose che non dissi la volta scorsa, ma che magari il pubblico conoscerà, e per avere un panorama di tutte le produzioni erudite letterarie del professor Danzi, se voi in Google entrate e chiedete Massimo Danzi nel sito dell'Università di Ginevra, vi vengono non solo i titoli accademici, la carriera del professore, i titoli dei suoi lavori, ma gran parte anche in risorse digitali di questi lavori, per cui si possono anche leggere i suoi articoli, le sue cose pubblicate. Ricordo tra i titoli principali la biblioteca del Cardinal Pietro Bembo, uscito a Ginevra da Dreux nel 2005. Prima parlando col professore ricordavamo come Pietro Bembo ha avuto dei rapporti con quella nostra città. Fu nominato vescovo, non ci venne mai, nominò però quel grande coadiutore che fu Vittore Soranzo, persona legata all'umanesimo e legata anche all'evangelismo italiano. Non mi dilungo per lasciare proprio tutto il tempo e lo spazio al professore, che penso anche da parte vostra sia la cosa principale da ascoltare. Grazie intanto, grazie ancora professore per essere tornato nella nostra città. Dunque, buonasera, grazie a Giulio Orazio Bravi di questa presentazione. Forse una cosa che Giulio Orazio Bravi non conosce è che in questo tandem di personalità che rispondono al nome di Guglielmo Gorni da una parte e Franco Gavazzeni dall'altra, c'è stata un'occasione molto curiosa. Gavazzeni aveva preso servizio in un liceo artistico qui a Bergamo nei primi anni della sua, quando era molto giovane, e Guglielmo Gorni venne a supplirlo per un anno allo stesso liceo. Quindi il tandem è veramente molto, molto stretto. Io sono naturalmente molto felice di avere sia conosciuto e frequentato questi due grandi studiosi. Con Gorni ho lavorato 20 anni a Ginevra, fino a quando lui è rientrato con questa legge che permetteva il rientro dei cervelli in Italia.
andando alla cattedra della Sapienza di Roma. E Franco Gavazzini invece l'ho frequentato prima a Pavia e poi a Bergamo regolarmente, e poi anche sul lago di Baveno quando andava l'estate in villeggiatura. Allora, questa sera io vorrei proporvi un tema su cui sto lavorando da qualche anno, ed è un tema che per un italianista è un po' strano, diciamo. Non si tratta di lavorare su un canone ristretto di autori o di grandi autori come capita spesso agli italianisti. Qui siamo in una tematica completamente diversa. Io ho cominciato a interessarmi di questa letteratura che accompagna la pratica delle acque curative, cioè delle terme, e dunque una letteratura sussidiaria, se volete, non ha lo statuto dei grandi testi letterari, è una letteratura fra medicina e diciamo così studia humanitatis, è una letteratura a cui partecipano moltissime personalità diverse, non sono soltanto letterati oppure diciamo, ma ci sono filosofi, ci sono storici, ci sono medici, botanici, teologi. E quindi è una letteratura composita dal punto di vista degli autori. La seconda motivazione per cui ho scelto questo tema è che in Italia, nel periodo che sarà quello che analizzerò con voi stasera, cioè dalla fine del Medioevo, dal 200 possiamo dire, dal 1200 circa alla metà del 1500, in Italia si produce questa letteratura termale, questa letteratura che accompagna e tratta delle terme, come in nessun'altra parte d'Europa. E cioè il fenomeno della letteratura termale è in Italia ricchissimo in questo periodo, fra Medioevo dunque e Rinascimento. Abbiamo parecchi testi pubblicati già addirittura alla fine del 400 e poi nel 500, ma la gran parte di questi testi che descrivono le terme, che descrivono i luoghi termali, che offrono dei prontuari di comportamento alle terme, che descrivono le virtù delle acque, eccetera, sono testi che sono rimasti inediti. Allora, questa ricerca che sto facendo, e lo dico subito, in realtà parte a due obiettivi. Il primo obiettivo è dare l'edizione di un testo di un umanista zurighese che si chiama Konrad Gessner e che è un umanista a tutto campo. Konrad Gessner ha fatto di tutto, è stato un'enorme personalità del mondo, della Repubblica, delle lettere, del Rinascimento. Possiamo tranquillamente accostarlo a Pietro Bembo, a Erasmo o a Bude o altri che hanno fatto, diciamo, l'umanesimo europeo. Gessner però, che era molto vicino a Zwingli, quindi era nell'ambito riformato della Zurigo riformata, eccetera, Gessner ha fatto anche un trattatello sulle terme svizzere, germaniche, cioè tedesche, e poi, se volete, per semplificare, della Mitteleuropa, cioè di quella zona che comportava, non so, per esempio la Boemia, Praga, e la Cecoslovacchia e altre zone. Ora, uno degli scopi di questa ricerca che vi presento stasera è dare appunto l'edizione di questo testo di Gessner, il quale testo è uscito una volta sola a Venezia, a metà del 500.
È un testo in latino ed è un testo descrittivo dei luoghi, delle terme e delle virtù delle acque. Secondo me questo testo è un po' il capolinea del discorso che farò stasera. E quindi da lì l'interesse. Aggiungo che abbiamo pochissimi testi editi modernamente di questa letteratura. Degli studiosi inglesi che se ne sono occupati, specialmente della Wellcome Library di Londra, dove la Wellcome Library è una libreria specializzata in storia della medicina, e molti di questi storici che hanno lavorato nell'ambito della storia della medicina hanno lamentato il fatto che di questi testi termali di cui si interessavano mancano edizioni moderne. E oggi per noi è difficile capire questi testi se non li accompagniamo intanto da edizioni filologicamente corrette e poi da commenti. Il secondo motivo che mi ha spinto in questa direzione, nell'analisi delle acque curative, della letteratura che accompagna le acque curative, eccetera, è l'idea che questo fenomeno così ampio in Italia, e si misura su centinaia di testi che illustrano, inediti o pubblicati, fino al Cinquecento, che illustrano luoghi termali di tutta Italia, di questo fenomeno, dicevo, così importante, eccetera, non abbiamo nessuna mappatura. Cioè non siamo in grado di sapere l'entità del fenomeno. E dunque io, accompagnando questo lavoro di edizione di Gessner, lo accompagno, diciamo, con una sorta di inventario di testi termali nell'epoca che ho detto, cioè fra il 200 e fra la metà del 500. Perché il 200? Perché, va detto subito, il fenomeno termale a giudizio degli storici, e la cosa non credo faccia nessuna, ci si possa muovere nessuna obiezione, ha una lunga pausa fra la caduta dell'impero romano, diciamo così, terzo quarto secolo, e l'inizio del, o comunque la fine del Medioevo. Cioè in questo periodo, diciamo dopo il quarto quinto secolo piuttosto, fino al XII secolo, cioè fino al 1200, noi non abbiamo attestazioni, testimonianze di frequentazione di luoghi termali e tantomeno scritti che concernono le terme. Ora, gli storici si sono velocemente interrogati su questo fatto, ma non c'è dubbio che con la caduta dell'impero, con le invasioni, con i problemi sociali, con le epidemie, con il fatto anche che le terme appartenevano a una civiltà sostanzialmente pagana, tutto questo ha fatto sì che queste pratiche che erano anche pratiche sociali, di andare alle terme per incontrare persone, per discutere, per passare un momento, fossero abbandonate. Ed è soltanto con il tardo Medioevo, diciamo dall'Ottocento in avanti, che questa pratica viene ripresa, o perlomeno che noi abbiamo attestazioni sulla ripresa di questa pratica. Faccio subito tre esempi: Aquisgrana, per esempio, Aachen. Carlo Magno rimette in qualche modo, ripristina le terme di quel luogo. Nel 1200, uno dei testi che vedremo subito, I bagni di Pozzuoli, che sono il primo testo sostanzialmente italiano che tratta di problemi termali. Pozzuoli, la zona di Terra del Lavoro, la zona della campagna dove ci sono le terme Flegrei, eccetera, sono rimesse, ripristinate da Federico II di Svevia, l'imperatore.
per avvicinarci ai luoghi che conoscete sicuramente meglio di me, Trescore, la località a pochi chilometri da Bergamo, nota per gli affreschi dell'Otto, ma anche perché è il luogo termale. La località di Trescore è stata ripristinata per le terme da Bartolomeo Colleoni alla fine del 700, alla fine del 400. E subito questa località, questa piccolissima località, di poche, immagino, decine di abitanti, forse un centinaio, non lo so, all'epoca, è fatta oggetto di una trattatistica che ci parla delle terme, delle virtù delle acque di Trescore. E quindi voi vedete che la letteratura da una parte, quella che i tedeschi chiamerebbero Fachliteratur o Sachliteratur, cioè letteratura fattuale, letteratura di cose, letteratura di livello più basso, se volete, che non la letteratura con la L maiuscola, insomma. Ma questo tipo di letteratura particolare si accompagna direttamente alla pratica termale, alla visita sui luoghi termali, eccetera. Detto questo, nel 1963 si è svolto a Salso Maggiore Terme un convegno di storici. E fra gli storici c'erano alcuni storici economici particolarmente noti, per esempio Federico Melis, che è uno dei fondatori dell'Istituto Dattini di Prato. È un istituto che ha un patrimonio di testi che va nell'ordine delle 150.000 documenti, cioè è un istituto, l'Istituto Dattini di Prato, che ha veramente che è uno dei centri degli storici economici, soprattutto toscani, ma non soltanto. Ebbene, Federico Melis in questo convegno della Salso Maggiore esordiva dicendo che la storia economica non si è mai finora interessata del termalismo, delle pratiche termali. E il convegno del 63 voleva essere appunto un accesso, diciamo così, scientifico al tema. Dopo il 63 ci sono stati, in anni a noi più recenti, tutta una serie di studiosi che afferivano a discipline diverse, che hanno fatto delle terme e dei comportamenti, diciamo così, sociali, delle pratiche sociali alle terme, il loro obiettivo di ricerca. E allora io comincerei a dire questo, che sulle terme si sono esercitati storici appartenenti a discipline molto diverse, ma che proprio la mia, cioè la letteratura, la scienza letteraria, è assente. Cioè noi abbiamo, per esempio, io qui vi faccio vedere rapidamente qualche testo, abbiamo un francese, Didier Boisseuil, che ha scritto un libro importante sulle terme in Toscana, che è uscito una ventina di anni fa. Sempre in epoca naturalmente che è la nostra, parlo di un'epoca che arriva fino al Rinascimento, non oltre perché il tema delle terme, la letteratura che lo accompagna dopo il Rinascimento muta moltissimo. Le terme non sono più il luogo di scontro di una piccola minoranza di umanisti, medici, teologi, filosofi, naturalisti, eccetera, che lottano per il riconoscimento delle virtù idroterapiche, ma dopo il Cinquecento diventa, come dire, il luogo del Grand Tour, il luogo della villeggiatura, eccetera. Basta pensare a Montaigne, per esempio, nel viaggio in Italia di Montaigne. Montaigne visita tutti i luoghi termali arrivando in Italia e anche in Francia, descrive le acque, si interessa, però il suo interesse, diciamo così, è un interesse che è ormai scarsamente scientifico.
In epoca più recente, per esempio, il tema della villeggiatura alle terme, eccetera, eccetera, è stato, noi lo ritroviamo per esempio nelle commedie di Goldoni, per esempio nella villeggiatura, in altri luoghi, ma insomma ormai è qualcosa di diverso. È qualcosa di diverso e, come dire, la lotta per il riconoscimento nel mondo medico della virtù delle acque per la felicità dell'uomo, per la buona salute dell'uomo, in qualche modo è già conclusa. Quindi il periodo che va dalla ripresa del termalismo fino alla metà del Cinquecento è il periodo d'oro, è il periodo in cui veramente si giocano dei importanti riconoscimenti, che sono quelli dello statuto della disciplina, perché l'idrologia, cioè le cure, eccetera, sono, come dire, assolutamente disprezzate dalla maggior parte dei medici. Basti dire che la scuola salernitana, cioè la scuola che grosso modo a Salerno inizia verso il 1000 più o meno, 900, la metà del 900, e durerà fino circa alla metà del 200, anche se poi continua. Ecco, la scuola salernitana, che è la maggiore scuola medica di quel periodo in Italia, delle acque non si interessa assolutamente. Quindi quello che noi vediamo oggi è, come dire, lo sforzo di una congerie di persone che appartengono a discipline diverse per fare riconoscere, spesso contro i medici, spesso contro gli stessi medici, la virtù delle acque. Quindi qui dicevo, abbiamo un testo di un francese che ha lavorato molto bene sulla Toscana, accanto abbiamo la tesi di Pius Kaufmann, che è una tesi fatta a Zurigo, Gesellschaft in Bad, cioè società intorno alle terme, eccetera, ed è una storia assolutamente straordinaria, fatta su materiali di primissima mano. Il 90% della documentazione di Kaufmann è tratta dagli archivi svizzeri, tedeschi, eccetera, e documenta le pratiche sociali intorno alle terme fra Svizzera e Germania. Poi andiamo avanti, abbiamo un classicista, Stefan Busch, che ha fatto un volume abbastanza interessante. Ha riunito per esempio tutti i testi in poesia che dall'epoca classica al 600 circa parlano di terme. E naturalmente in epoca classica noi abbiamo autori che ci descrivono, parlano delle terme. Penso a Marziale, per esempio, penso a Giovenale, penso ad altri poeti, eccetera. Però la curiosità è che in epoca classica non abbiamo trattati prontuari che descrivano i comportamenti alle terme o descrivano l'accesso alle terme. Questa è una cosa molto curiosa. Se andiamo sulla pagina di destra, abbiamo un lavoro di una archeologa napoletana, Luciana Iacobelli. La Iacobelli ha studiato le terme suburbane di Pompei e le ha studiate negli anni 80, 1985-88. E queste terme suburbane, che sono lievemente fuori da Pompei, insomma, fuori dalle mura, insomma, hanno rivelato una serie di cose molto interessanti. Dunque, le terme di Pompei sono d'epoca augustea, cioè primo secolo grosso modo, sono parallele a Marziale, alla letteratura di Marziale, e rivelano, lo vedrete più tardi dall'immagine che vi mostro, rivelano quella stessa libertà di costumi e quella stessa disinibiti comportamenti che Marziale raccontava nella propria poesia. Ma vedremo le immagini poi di alcuni affreschi di queste terme.
Qui sulla pagina di sinistra abbiamo un altro testo tedesco. Va detto che i tedeschi hanno lavorato molto, perché la letteratura in Germania e nelle aree tedesche, la letteratura termale è veramente molto numerosa. E questo è un testo di Frank Furbet, che ha insegnato a lungo a Francoforte, ed è l'edizione, una delle rare edizioni moderne filologicamente irreprensibile, cioè un'edizione critica accompagnata da commento, del primo trattato termale svizzero. Allora, dopo l'Italia, ho detto che è il più grande produttore di letteratura termale, arriva la Svizzera. Perché quello che era, quello che sarà la Svizzera, perché in quel momento in gran parte sono terre dell'impero. Però perché arriva la Svizzera? Perché molti medici svizzeri, zurichesi o di altre zone, venivano in Italia a studiare, in particolare a Padova, in particolare a Ferrara, Bologna, eccetera, e ritornavano a casa con questo sapere, questa ammirazione per i termalisti italiani, per gli autori italiani che scrivevano, i quali a volte erano anche professori universitari. Per esempio parleremo dopo di Ugolino da di Ugolino da Montecatini, che è un autore dell'inizio del 400, scrive un trattato nel 1417 sulle terme di Montecatini. Ebbene, Ugolino era professore a Pisa, ma era anche una personalità molto importante. Basti dire che la sua tomba è stata costruita da Michelozzo, che è un allievo di Donatello. Dopodiché, nei lavori di ristrutturazione settecenteschi, la tomba è stata distrutta. Però l'idea che Michelozzo potesse fare la tomba di Ugolino da Montecatini e comunque ci dice qual era lo statuto della persona. Ora dicevo, questo è il primo trattato termale, è di uno zurighese che si chiama Felix Emmerli, è un teologo ed è un giurista, il quale ci lascia questo testo in latino a metà del 400, il testo è proprio del 1450, molto interessante, ma ancora di un carattere sostanzialmente molto medievale. Emmerli dice di avere voluto scrivere questo trattato termale contro i medici, perché i medici impedivano le cure termali. E la motivazione per cui la gran parte dei medici impediva le cure termali era che, dice Emmerli, i medici avevano paura di perdere il salario e anche, come dire, i pazienti. Perché i pazienti evidentemente alle terme si sarebbero curati da soli. Quindi c'è, vedete, questo è un aspetto che ci fa vedere la competizione che c'è fra discipline diverse. Emmerli è un giurista. Però attacca frontalmente i medici. Ora, questo confronto fra medicina e giurisprudenza è un confronto antico, basterebbe pensare ai testi che nel 400 degli umanisti che confrontano le due discipline, e di solito ne esce vincitrice il diritto, ne esce è vincitrice il diritto. Perché? Ma una delle motivazioni è anche che la medicina, contrariamente a quello che si può pensare, non è un'arte liberale. La medicina era una medicina pratica in questi secoli, cioè era esercitata per esempio dai barbieri, da coloro che operavano, eccetera. E infatti la corporazione che albergava i medici era la corporazione dei medici, ma era la corporazione dei barbieri, per esempio. Quindi è normale che il diritto in qualche modo si imponga sulla medicina. Resta che questo lavoro di Furbet è veramente esemplare.
Perché il commento è notevolissimo, l'edizione è un'edizione fatta molto bene, su 7 manoscritti tutti quattrocenteschi, e poi soprattutto Furbet pubblica delle versioni in medio tedesco che dimostrano la circolazione di questo testo. E infatti da questo momento via, in Svizzera, ma anche in Germania e altrove, insomma, il testo di Emmerly circola molto. Dicevo, Emmerly ha un carattere ancora molto medievale, cita la Bibbia come auctoritas, cita Isidoro da Siviglia, racconta delle facezie che sono tratte da Poggio Bracciolini, eccetera. Cioè confonde, diciamo così, quello che è il piano scientifico, che invece sarà per esempio di un altro zurighese, Konrad Gessner, un secolo dopo, con così tutto quell'armamentario medievale che ancora metteva insieme gli enciclopedisti, la Bibbia, eccetera eccetera. Accanto abbiamo un libro di una francese che si è formata alla scuola francese di Roma, e Caroline Fournier, che ha fatto un bellissimo libro sui bagni spagnoli. Allora, della Spagna islamica, all'Andalus, fra VIII e XV secolo. Ora, il testo è il testo di una studiosa di cose antiche, di un antichista, in parte anche archeologa, ma devo dire subito che questo testo, che è notevolissimo, è un testo recente, del 2016 mi pare, non c'è in questo testo un solo accenno ad una letteratura trattatistica o altro che accompagni la pratica termale in Spagna. Ora, noi sappiamo che in Spagna ci sono centinaia di luoghi termali, ma è curiosissimo, e questa è una cosa che andrà indagata nelle motivazioni, è curiosissimo il fatto che in Spagna non abbiamo un solo testo scritto che riguardi le terme. In questo la Spagna si comporta in maniera molto diversa, per esempio, dalla Germania, dalle aree tedesche, dalle aree svizzere e soprattutto dall'Italia. In mezzo a questa ampia produzione di Italia, Germania, area tedesca, eccetera, e Spagna, che invece non ha nessun testo, c'è la Francia. La Francia ha pochissimi testi termali, ma anche la Francia naturalmente ha molti, luoghi termali. Ma la letteratura francese è tutta tarda, dopo il 1550, e all'inizio soprattutto di carattere antiquario. Quindi questi due paesi esulano un po' da quella che è la grande produzione europea. Allora, naturalmente questo fenomeno va indagato, come molti fenomeni dell'umanesimo e del Rinascimento, a livello europeo, perché a livello semplicemente nazionale non acquista il significato che avrebbe. E allora però veniamo a quelli che sono i paradigmi del discorso termale, cioè dei testi termali. Allora, le descrizioni delle acque hanno un intento, diciamo così, medico. Servono, una volta riconosciute le virtù delle acque, per orientare le persone, per indurre le persone, i malati, ad andare a curarsi. Quindi appartengono, se volete, a un ambito medico. Però non si tratta di alta medicina, si tratta di medicina pratica. E la medicina pratica è fatta di consiglia, che è un genere particolare, sono testi che consigliano pratiche mediche, è fatta di regimi, che si chiamavano regimina sanitatis, cioè di indicazioni molto spesso dietetiche e comportamentali date ai pazienti, eccetera. Cioè era una medicina pratica che aveva un forte aspetto, preventivo. Ora, questa medicina pratica riguarda naturalmente anche gli scritti sulle terme, e il loro aspetto preventivo
era un aspetto che era iscritto nella produzione di due grandi medici dell'antichità. Il più grande medico, il primo grande importante medico dell'antichità è Ippocrate di Kos, un medico del V secolo, che scrive in greco naturalmente. Abbiamo appena avuto una edizione a cura di Carlo Carena, che è un classicista, forse lo leggerete ogni tanto sul Sole 24 Ore, sul supplemento del Sole 24 Ore. Carena ha fatto un libro adesso per Einaudi, antologizzando tutta una serie di testi di Ippocrate, naturalmente in italiano, con un commento abbastanza, direi anzi utile senz'altro. Quindi Ippocrate è all'origine di questa tradizione, ma poi viene, dopo tanti secoli, dopo sette secoli, viene Galeno. E Galeno è un commentatore sostanzialmente di Ippocrate. Galeno è del secondo secolo d.C. Ora questa medicina ippocratico-galenica, questa tradizione ippocratica-galenica si riflette anche in queste piccole trattazioni termali, di consilia, dietetiche, eccetera, eccetera. E soprattutto Ippocrate lo dice chiaramente, per lui la medicina è preventiva, bisogna fare in modo che le persone, come dire, stiano bene e quindi bisogna agire sui segni, bisogna capire, come dire, la semiotica, i segni che rivelano eventuali disequilibri nella salute delle persone. Ora, questa tradizione ippocratica galenica a un certo punto nel IX secolo, IX, X secolo, quindi appena un po' prima della scuola salernitana, elabora un'etichetta che viene chiamata le sei cose non naturali. Queste sei cose non naturali sono le cose che l'uomo deve fare per essere in salute. Non sono cose che ha dentro, come gli umori. La teoria ippocratica era una teoria umorale, cioè si basava sui quattro elementi fondamentali: sangue, flegma, bile, eccetera, eccetera. E quindi era una teoria, diciamo così, umorale. Ma gli umori erano qualcosa che l'uomo ha dentro. Uno è collerico perché nasce così, insomma, non perché... uno è flemmatico perché è così per disposizione. Ora, le sei cose non naturali completano, diciamo così, questi paradigmi per indiziari, per la conservazione della salute. E sono elaborati dal galenismo tardo, cioè non da Galeno direttamente, non da Ippocrate, ma dai commentatori arabi di Galeno, in particolare da un commentatore arabo che si chiama in latino Iannizius. Siamo nel IX secolo. Questo Iannizius, che fa una sorta di commento a un'arte medica di Galeno, elabora queste coppie che voi avete indicato. Cioè, per esempio, aria e ambiente sono la prima cosa a cui fare molta attenzione per la salute. La seconda è il rapporto esercizio-quiete. La terza, cibo, bevande, sonno, veglia, evacuazione e replezione. Evacuazione è tutto quello che il corpo perde. Lacrime, sudore... purghe, l'importanza per esempio dei purganti nella medicina ippocratica è enorme, salassi, tutte le cose che servono a, diciamo, svuotare il corpo. La replezione è semplicemente l'assunzione di cibo e di liquidi. Quindi in questo rapporto fra, diciamo così, nutrimento e evacuazione sta uno dei paradigmi della conservazione dell'attività. E il sesto elemento sono le passioni, cioè le preoccupazioni da cui il medico, la medicina, in questo caso la medicina termale, deve liberare il paziente. Ora, quello che vedete è un manoscritto del 300 che sta a Napoli. Contiene i bagni di Pozzuoli, questo poemetto che ho detto essere del primo 200, però dopo i bagni di Pozzuoli contiene
senza interruzione, praticamente una lettera che è attribuita a Aristotele, ma che non è sua naturalmente, a Alessandro Magno. In questa lettera di Alessandro, pseudo Aristotele e Alessandro Magno, è una sorta di consigli dietetici su quello che bisogna fare, comportarsi e mangiare, per esempio, eccetera. Ora, all'inizio di questa lettera è una lettera proprio nell'ambito e elenca le sei cose non naturali. Vi leggo semplicemente, perché è in volgare, l'inizio di questo testo, ma non sarà l'unico, vedremo. Ordino de principio dell'aire primamente, cioè dico come ordino la materia, sta dicendo questo autore. Allora, la prima cosa parlerò dell'aria. Appresso decibari et potu, cioè dopo del cibi e delle bevande. De sonno e de veglie non sarò negligente, parlerò del sonno e della veglia, del riposare et muovere, dico semelemente, eccetera. Cioè questo, che è un testo dietetico, inizia proprio con queste che sono le sei cose non naturali appunto indicate dai commentatori di Galeno nel 4 o 5 secoli prima, insomma. Questo è un testo del 300, fra l'altro è il testo dei Balnea Puteolana, quasi la metà dei manoscritti di questo poemetto straordinario che ci porta a Napoli sono miniati. E questi manoscritti hanno in parte contribuito a fare la storia della miniatura, perché non abbiamo opere fuori dai libri d'ore, forse, o da testi un po' particolari, che siano così frequentemente miniate nella loro tradizione manoscritta. Quindi vedremo delle bellissime immagini. Questo è un testo di Costantino l'Africano. Costantino l'Africano è un personaggio fondamentale del tardo Medioevo, arriva a Monte Cassino, è monaco di Monte Cassino, intorno al 1000, e arriva a Salerno verso il 1070-1080. E è un grandissimo personaggio, perché è uno di quei personaggi che traduce le opere dall'arabo e dal greco in latino, e quindi fa arrivare alla cultura, diciamo così, tardo medievale, dei saperi che altrimenti sarebbero stati inaccessibili. Ora, Costantino l'Africano, fra le cose che ha scritto e che ha tradotto, noi non sappiamo, questo testo probabilmente è tradotto da un autore arabo, ma è un testo sul coito, cioè sull'accoppiamento amoroso. Allora uno si dice, ma perché scrive un testo sul coito? Ma perché evidentemente il coito è un elemento di quella categoria, di quel paradigma delle sei cose naturali che sta fra evacuazione e repressione. Ho detto che il sistema, l'evacuazione è fondamentale, insomma, per la medicina pratica del tardo Medioevo, e quindi naturalmente il coito, come le lacrime, come l'urina, come il sudore, come eccetera, rientra, e un sano esercizio coitale è fondamentale per la salute. Accanto abbiamo di questo testo l'unica versione sopravvissuta, che è in catalano. Abbiamo un testo che nei manoscritti si intitola Speculum al Foder. Speculum significa sostanzialmente enciclopedia nel Medioevo. Abbiamo gli Specula Principum, cioè le enciclopedie sull'educazione del principe, eccetera. Al foder vuol dire proprio, scusate, al fottere, cioè è catalano e vuol dire dunque enciclopedia del coito sostanzialmente. Questo è un testo che rarissimo, che è stato pubblicato da Anna Alberni, che è una studiosa di letteratura catalana medievale, ed è l'unica versione che sopravvive di questa trattatistica. Che dunque è una trattatistica che a pari diritto rientra in quel discorso sul mantenimento della salute.
E allora veniamo al poemetto dei Bagni di Pozzuoli, che è un poemetto assolutamente straordinario. Dunque, abbiamo detto che è di epoca fredericiana, quindi sveva, è del primo 200, e qui abbiamo un manoscritto della Bodmer di Cologny, di Ginevra, il manoscritto 135, che è, vedete, abbastanza rozzo nella fattura, ma che è interessante per questo aspetto, perché da una parte abbiamo il poemetto in latino sul singolo bagno che avrà poi un nome, la rubrica in rosso, non so quanto leggibile sia, è De Bagno qui tripergula dicitur eccetera, cioè il nome del bagno, e poi abbiamo l'illustrazione, la miniatura accanto. Ora, questo bagno di Tripergola, che fra l'altro è stato poi distrutto nel terremoto del 1538 che ha colpito tutta quella zona napoletana, la miniatura è perfettamente corrispondente al testo, cioè il testo dice: c'è un lago che è il lago Averno, dove Cristo ruppe le porte dell'inferno per riscattare le anime. Fa allusione al descensus, diciamo, di Cristo in inferno per riscattare le anime. E poi il testo, l'epigramma latino continua: si tratta di una casa doppia detta Tripergola. Da una parte si conservano i vestiti, nell'altra c'è l'acqua. Allora, voi vedete che questa immagine ha due registri, c'è cioè un registro superiore dove di solito ci sono le cose meno importanti e c'è un registro inferiore in cui invece ci sono le cose più importanti perché evidentemente l'impatto è più immediato, insomma. Allora, nel registro inferiore abbiamo Cristo con le due porte, che rompe le porte dell'inferno e quindi scende nel descensus Christis ad inferos. Nella parte superiore abbiamo, come dice l'epigramma latino, gli due elementi, una casa detta Tripergola, dove da una parte si conservano i vestiti, vedete che c'è una persona nuda che si sta spogliando per entrare nella vasca, e nell'altra abbiamo una vasca piena di persone, insomma, dove fare. Ora, questo luogo dove le persone si spogliano prima di entrare nel bagno aveva un nome fin dall'antichità romana, che era apoditerium. L'apoditerium è lo spogliatoio, diciamo così, ecco. Quindi questo tema corrisponde esattamente. Ora, questa immagine però ci dice anche un'altra cosa, e ci dice che il valore delle acque non è soltanto un valore medico, ma è anche un valore facilmente sacrale. E gli stessi Bagni di Pozzuoli parlano spesso di sacre acque. Del resto, la rigenerazione che le acque portano a livello medico ha un corrispettivo sacrale nel battesimo. Allora, questo documento è straordinario perché mette insieme tutte queste cose, cioè il discorso sulle acque curative non è soltanto un discorso prettamente medico, ma è un discorso che ha anche altri elementi. Qui abbiamo il secondo bagno, che è il bagno Pugillus, detto Pugillus. Pugillus è pugno, e Pugillus è detto Pugillus questo bagno perché è piccolissimo praticamente. Infatti voi vedete che non solo è sotterraneo, cioè si scende attraverso una scaletta, c'è un curante che scende, ma ci sta anche poche persone, insomma. E anche qui il testo latino corrisponde perfettamente all'immagine. Ora, questo è sempre il manoscritto di Bodmer 135 di Cologny, della fondazione Bodmer di Cologny. Però, ed è un manoscritto trecentesco di fattura relativamente modesta, ma ora vorrei farvi vedere invece quello che è il capostipite di questi Bagni di Pozzuoli, che è un manoscritto dell'Angelica, straordinario, bellissimo, duecentesco, a pochi decenni dall'originale,
I bani sono composti verso... L'autore Pietro da Eboli muore nel 1219, quindi i bani sono composti prima. E questo manoscritto che adesso vedi, eccolo, vedete sulla sinistra, è il 1400, manoscritto 1474 dell'Angelica, e voi vedete la fattura diversa. Questo è un manoscritto duecentesco assolutamente straordinario, e l'altro è il codice Bodmer trecentesco, vedete la fattura immediata. È lo stesso bagno, il bagno Pugillus, con la discesa, eccetera. Questo è un altro caso, è un altro confronto, sempre su un altro bagno, vedete la rottura delle porte di Cristo, questo è il Tripergole, con la discesa agli inferi nella redazione angelicana, e poi guardate la parte del registro superiore, guardate quello che si spoglia per entrare nella vasca. Attenzione a questo dettaglio, perché lo ritroveremo nella Cappella Palatina di Palermo. Questa è l'entrata di Cristo in Gerusalemme, l'entrata di Gesù in Gerusalemme, con le persone che sì. Però voi vedete che tipo di problematiche noi abbiamo appena appena tocchiamo così un elemento come questo. Qui si tratta della parte iconografica, ma anche, vi garantisco, la parte poi testuale è altrettanto ricca di cose. E veniamo alle terme suburbane che ho detto essere state così oggetto di scavo negli anni 80 del secolo scorso. Le terme suburbane hanno rivelato una cosa veramente impressionante, cioè degli affreschi nell'apoditerium, cioè nella parte in cui le persone si spogliano prima di entrare nelle varie vasche, frigidarium, calidarium, eccetera, eccetera, che sono... che rappresentano accoppiamenti sessuali. Sono 16 affreschi, di cui 8 soltanto sono leggibili, e sono tutti accoppiamenti sessuali. Questa è la parte, diciamo, generale, ma questa è la parte ancora più evidente nel mostrare l'accoppiamento. Accanto è appena appena leggibile, abbiamo di un autore arabo un taquinum sanitatis, cioè un testo medico che è inteso a preservare la salute, quindi con delle indicazioni per preservare la salute. Anche questo è nel codice trecentesco che sta a Lüttich in Germania, anche questo è diciamo così illustrato. Si legge difficilmente perché è molto svanita il disegno. Però voi vedete che c'è una donna in piedi e che c'è un uomo che accarezza peccaminosamente questa donna. E cioè la dimensione del piacere, e del piacere sessuale in particolare, è estremamente legata sia a questo genere di consiglia dietetici, eccetera, sia ai luoghi termali. E le terme suburbane di Pompei, che ripeto sono di epoca augustea, sono come dire un unicum in questo, perché dimostrano attraverso il loro programma iconografico come questi luoghi non fossero luoghi solo di cure mediche, ma fossero anche luoghi di piacere. E chi ha studiato queste cose, cioè la Jacobelli e poi altri archeologi, sono arrivati alla conclusione che probabilmente questo era una sorta di pubblicità, di offerta ai curanti, a coloro che andavano a prendere il bagno, perché sopra si esercitava la prostituzione. Nel piano sopra delle terme c'era una sorta di lupanare. Allora, naturalmente questo è un tema molto ampio che non posso affrontare, ma diciamo che è un tema discusso già dai padri della Chiesa e dai filosofi antichi. Seneca, per esempio, non considera che si debba andare alle terme altro che per curarsi medicalmente. Clemente d'Alessandria, anche lui, eccetera.
c'è un dibattito fin dall'inizio, fin dai primi padri della Chiesa, su che cosa si debba andare a fare alle terme. E finalmente arriva il solito Agostino, il quale ci dice che sì, certo, sarà anche bene andare alle terme per curarsi, ma lui, dopo la morte della madre, per curare le tristezze, le preoccupazioni, le cure anime, è andato alle terme. Allora, voi ricordate le sei cose naturali, la sesta, non naturali, la sesta era le passioni. E quindi in fondo Sant'Agostino riprende quello che è uno dei paradigmi della medicina antica, insomma. Ma andiamo avanti. L'ho detto che intorno alle acque si giocano molte cose diverse. La rigenerazione delle acque termali, la interpretazione sacrale del battesimo, per esempio. Avete visto la discesa di Cristo che è associata a luoghi termali nei bagni di Pozzuoli. Qui abbiamo un romanzo francese, il Roman de Fauvelle, che è conservato in un solo manoscritto a Parigi e che ha questa bellissima fontana di giovinezza. Allora, a un certo punto, fra 200, 300 e poi 400, le acque sono anche considerate nell'ambito del tema della fontana di giovinezza, nel loro valore di, come dire, rigenerazione. Soltanto che la fontana di giovinezza, che cos'è? È una fontana che permette di ringiovanire entrandoci. Allora, le persone di solito, la rappresentazione è questa, cioè ci sono dei vecchietti che arrivano, entrano nella fontana e poi escono ringiovaniti. Allora, questa tematica è una tematica che non sta sullo stesso livello dei bagni di Pozzuoli, perché è una tematica naturalmente profana. È una tematica laica ed è una tematica associata alla civiltà di corte. E infatti noi troviamo in prodotti straordinari di corte, questa è un De Sfera, è un manoscritto che sta a Modena alle Estense, ma che è presumibilmente di ambiente ferrarese, quindi si lega alla corte degli Este. Qui abbiamo un'altra straordinaria fontana di giovinezza, con queste persone in una sorta di allegro concerto fra musicanti e bagnanti, eccetera. Ma il vero capolavoro è questo: è il Castello della Manta, sono affreschi che prendono tutta la parete. Il Castello della Manta è vicino a Saluzzo, è un affresco quattrocentesco della prima metà del Quattrocento e qui abbiamo, io ho preso soltanto un particolare, ma abbiamo da una parte questi vecchietti, vedete che entrano, addirittura sono aiutati ad entrare nella vasca da una parte, sulla vostra sinistra. Devo dire che resta fuori una carretta piena di vecchietti che stanno arrivando per entrare nella fontana di giovinezza. E poi dall'altra parte vedete con che agilità escono, così rifatti e ringiovaniti. Tutto questo sotto l'egida di Cupido, che sta in cima a questa specie di fontana. Purtroppo l'immagine è mutila, almeno nella mia fotografia, non nella. Allora, però questo discorso continua. Il tema profano e laico della fontana di giovinezza, che è la cifra della civiltà di corte, invade l'ambito degli umanisti colti e dei medici. Qui abbiamo due frontespizi di stampe di primo Cinquecento. Entrambe sono stampe stampate a Strasburgo. Il primo, quello che voi avete sulla sinistra, è un'opera di Lelio Gregorio Giraldi, che è un ferrarese, ed è si intitola appunto Sintagma de Musis.
Sintagma di Musis non è altro che una enciclopedia sulle muse. Ogni musa è rappresentata con un'immagine molto, molto stilizzata, e poi accanto c'è la descrizione di qual è l'arte che la musa in qualche modo asseconda, protegge, eccetera. E la scritta greca sopra è: siamo le nove muse del grande Zeus, eccetera, insomma. Comunque vedete che abbiamo il tema della fontana di giovinezza coniugato con il tema delle muse. Allora, questo tema delle muse, le muse erano nove naturalmente, questo tema delle muse è molto ferrarese. Anni fa, una trentina d'anni fa, c'è stata una bellissima mostra collegata a un catalogo importante che si chiamava, che si intitolava Le Muse e il Principe. Ne erano, come dire, avevano pensato questo progetto di mostra due storici dell'arte, la direttrice del museo Poldi Pezzoli di Milano e lo storico Mottola Molfino, mi pare il nome, e lo storico dell'arte Mauro Natale. Da quel catalogo sull'arte a Ferrara, che era sostanzialmente le muse, il principe era i principi estensi, in particolare Leonello e i successori, e il loro rapporto con le muse. Documentava quel catalogo il fatto che il tema delle muse è particolarmente ferrarese. Per esempio, lo studiolo di Belfiore, pensato per Leonello d'Este, era tutto, di cui non esistono più, esistono soltanto le tarsie, che sono sperse un po' di qua, un po' di là, era tutto improntato alle muse. Cioè, erano rappresentate le nove muse. Perché? Ma era evidentemente un programma iconografico che incitava il principe a tenere in considerazione la cultura, i vari aspetti della cultura, la musica, la poesia, eccetera, eccetera. Ora, un altro personaggio di Ferrara, Guarino Veronese, per esempio, che sta a Ferrara parecchi anni, scrive sulle muse, scrive molti poemi sulle muse, insomma, il tema delle muse è molto ferrarese, molto ferrarese. E infatti non è un caso che qui abbiamo Gregorio Giraldi che lo illustra. Però lo stesso frontespizio, vedete che è esattamente lo stesso, a parte la cornice che ha la scrittura che sta sulla cornice, lo stesso frontespizio noi lo troviamo in un trattato medico sulle terme tedesco di Wolfgang Windberger. Windberger è un medico importante nel primo Cinquecento, questo scrive questo trattato der... leggo meglio qua perché non... Der Badenschrift o qualcosa del genere, Traktat der Badenfahrt durch Dr. Wolfgang Wittenberg, eccetera, eccetera. 1512, a distanza di un anno, noi abbiamo il trapasso, è anche soltanto, come dire, tipografico, ma è estremamente, come dire, indicativo. Da una enciclopedia sulle muse a un testo invece di natura termale. Salto questa parte perché sono illustrazioni e questo ci ritorno, e arrivo al testo che veramente è il capolinea di questa produzione di testi termali. Questo a sinistra avete il De Balneis, è un enorme volume in folio che raggruppa 70 testi termali. Viene stampato a Venezia dai Giunti, che sono dei tipografi che hanno una produzione scientifica molto importante, sono tipografi d'origine fiorentina naturalmente, ma che si sono trasferiti in Laguna, e questo volume, che è un grosso volume, è veramente un volume fondativo. Cioè nel 1553 ormai si pubblicano 70 testi termali che vanno dagli arabi e dai greci
attraverso i latini, gli umanisti, fino ai contemporanei. Sono presenti Gessner, è presente Giorgio Agricola, altro tedesco, è presente Leonard Fuchs, che ha studiato in Italia, e poi sono presenti una quarantina, la gran parte, di trattatisti italiani. E lì abbiamo nomi come Bonaventura di Castello, che ha scritto sulle terme di Porretta, negli Appennini. Abbiamo la famosa lettera di Poggio Bracciolini, di cui parlerò fra un attimo, che è un umanista evidentemente di Terranova, quindi toscano, ma che è l'autore forse del testo più famoso legato alle terme, perché è in tutte le antologie scolastiche del 400. È la famosa lettera da Baden, in cui Poggio Bracciolini era, perché c'era il Consiglio di Costanza e seguiva come segretario pontificio il Papa, però Poggio Bracciolini ogni tanto andava alle terme, ogni tanto andava alle biblioteche, poi nelle biblioteche scopriva dei codici. Sua è la scoperta del Quintiliano intero, proprio lì a San Gallo, e così via, insomma. E Poggio Bracciolini scrive una lettera sui bagni di Baden, che è un vero e assoluto capolavoro, in cui ammira la libertà di costumi che hanno questi svizzeri, che non sono affatto gelosi. Le mogli possono parlare, dunque intanto i bagni sono misti, uomini e donne senza differenza, cosa che invece in Italia non era di fatto, non era il caso. E poi dice, questi non sono gelosi, cioè le mogli possono parlare tranquillamente con degli stranieri che arrivano, che non conoscono, eccetera, e non hanno nessuna gelosia, eccetera. E poi c'è un'atmosfera di festa, c'è di allegria. Alle terme, si dice, si va per scacciare le malinconie, dice Poggio Bracciolini. Insomma, gli sembra una sorta di paradiso, di paradiso in terra. Sempre però nel rispetto, diciamo così, in una civile convivenza, ecco. E, ecco, in questo De Balnes, in questa grande enciclopedia di testi termali, c'è appunto anche la lettera di Poggio Bracciolini, che è del 1416. Abbiamo il trattato di Ugolino di Montecatini, che è 1417. Ugolino è un medico questa volta, quindi il trattato è più tecnico. Abbiamo un trattato per esempio di Michele Savonarola, che è il nonno di Girolamo Savonarola, un trattato molto importante, e poi abbiamo tutta una serie di altri temi. Abbiamo fra l'altro il trattato di Konrad Gessner sulle terme svizzere, tedesche e poi della Mitteleuropa. Accanto ho messo un'altra edizione dei Giunta per farvi capire il livello di produzione, cioè abbiamo i viaggi e le navigazioni del Ramusio. Ora, i viaggi e le navigazioni del Ramusio sono la grande enciclopedia geografica del Rinascimento. Ramusio rifonda la geografia tolemaica attraverso l'apporto che le relazioni dei viaggiatori dall'America recentemente scoperta al Sudafrica, eccetera, gli permettevano, gli davano. Quindi l'enciclopedia di Ramusio, questi viaggi e navigazioni, che è pubblicato dallo stesso editore dei De Balnes, sono veramente un testo fondativo di una nuova geografia, di una geografia che si apre al mondo. E basta dire che il primo testo con cui si apre il testo del Ramusio è la descrizione dell'Africa di Giovanni Africano, di Leone Africano. Leone Africano è un personaggio assolutamente straordinario, un passeur, come si dice, cioè qualcuno che passa da una civiltà all'altra i valori delle... Nasce in Marocco, nasce in Spagna, va in Marocco, è teologo, è giurista, e a un certo punto viene catturato dai pirati cristiani di Papa Leone X. Arriva a Roma, siamo nel primo Cinquecento, Leone X è Papa dal 1510 al 1521, viene portato a Roma, il Papa capisce che è un personaggio straordinario, la prima cosa che fa lo battezza e gli dà il nome suo, Leone, Giovanni Leone Africano,
E poi gli dice: ma perché non mi scrivi una storia dell'Africa? Che evidentemente in quel momento era una regione da un punto di vista strategico molto importante, cominciavano ad arrivarci i portoghesi, eccetera, eccetera. E Leone Africano scrive la storia dell'Africa, che è un testo assolutamente straordinario, lo scrive in italiano, qualcuno lo avrà aiutato, ma comunque abbiamo il manoscritto, non autografo, ma cinquecentesco, che sta alla Nazionale di Roma, che è in italiano, un italiano un po' sgangherato naturalmente, ma insomma, e con la descrizione dell'Africa si apre il testo di Ramusio. Ecco, questo solo per farvi capire la novità assoluta di questa enciclopedia di geografia, che è dello stesso editore, con una differenza, che mentre Ramusio rifonda su basi tolemaiche, ma rivisitando la geografia tolemaica antica, con l'apporto delle nuove conoscenze, la Silloge sui bagni, pubblicata nel 1953, resta sostanzialmente una silloge che potremmo definire ippocratico-galenica, cioè nel senso della tradizione galenica. Quasi tutti gli autori non contestano affatto così Galeno, a cui anzi si ispirano, ma una parte di questi, per esempio i tedeschi, Leonard Fuchs, Conrad Gessner e anche Agricola, sono direttamente impegnati nei cantieri di filologia galenica, cioè per restituire una edizione più corretta dei testi così fondamentali di questo medico del secondo secolo dopo Cristo. E questo è un divertissement. Questo è un manoscritto che ho trovato negli Stati Uniti, in una biblioteca di medicina di Bezzeba, però questo è un testo di Paracelso. Paracelso era un grande medico di Einsiedeln, era un medico che si ispirava all'astrologia, che aveva una concezione molto complessa della medicina dell'uomo, c'era un microcosmo che era nell'uomo e poi però c'era anche un macrocosmo che era fuori. Era un autore che faceva dipendere fortemente la medicina dalla situazione astrologica. Ora, Paracelso è della stessa epoca di Gessner, però i due non si sopportavano, soprattutto Gessner, che era uno zwingliano, era uno assolutamente scientifico nell'abito, nell'accesso a questi temi, non sopportava assolutamente Paracelso. Nella biblioteca Universalis, che è una delle grandi opere di Gessner, c'è un ritratto di Paracelso come un ciarlatano. Gessner dice che insegnava all'università, ma insegnava in tedesco perché non sapeva il latino, che era molto vicino alla necromanzia, che era una specie di mago, che dava troppa importanza alle stelle, eccetera, eccetera, eccetera. E questo manoscritto in realtà è un testo sulle ferite che Paracelso ha scritto, ne aveva sul tema delle ferite, c'è tutto un libro di Ippocrate nelle malattie, il quinto mi pare, dedicato alle ferite, quindi è un tema, diciamo, questo molto antico. Però abbiamo le note, questa è la mano a margine di Gessner, dove si legge appena appena, ma si legge magia e poi si legge necromanzia, eccetera, cioè Gessner fa le pulci a Paracelso e approfitta per segnalare i tratti poco ortodossi di questo medico, che fra l'altro piacque molto a Carl Gustav Jung. Jung era uno psicanalista notevolissimo e di grandissima cultura, ha fatto due articoli su Paracelso che sono veramente ancora oggi straordinari.
Mentre probabilmente a Jung non sarebbe piaciuto Gessner, era troppo asciutto, troppo scientifico, eccetera. Però la storia ha preso piuttosto la direzione di Gessner che non quella di Paracelso. E qui vediamo finalmente il primo testo inglese. Allora, ho detto che questa produzione è soprattutto italiana, fino alla metà circa, fino al primo Cinquecento, poi trapassa in Svizzera con Emmerly e con Gessner, e adesso abbiamo visto anche con Paracelso. Paracelso compone un trattato termale nel 1535 che stampa, e poi da lì in Germania. Frank Furbet, che è stato l'editore di quello straordinario testo di Felix Emmerly, l'edizione critico, ha fatto una sorta di regesto delle edizioni pubblicate in Germania fra 1450 e 1600 e ha inventariato 70 edizioni di testi termali. Io vi ho detto però che i testi termali pubblicati sono una minima parte rispetto a quelli che esistono negli archivi e nelle biblioteche, per cui il fenomeno è ancora più ampio e quindi, per esempio, per un testo come Emmerling noi abbiamo 7 manoscritti, quasi tutti fra l'altro in Italia, la Vaticana, eccetera. Comunque, questo è il primo testo termale di un inglese, che si chiama William Turner, come il grande pittore di Londra della fine Settecento, inizio Ottocento. Questo invece è un naturalista e scrive un erbario e poi un testo termale che segue. Questo è il frontespizio, è un esemplare di Ginevra, è uscito nel 1562. Che cosa fa William Turner? Affronta le terme. Naturalmente lui pensa alle terme di Bath, che sono terme romane, molto importanti, eccetera. Però si rende conto che la cultura che ha a disposizione è scarsa. E allora c'è tutta una prima parte del trattato dove parla del termalismo italiano e conosce tutti questi autori, conosce Ugolino di Montecatini, conosce quelli che hanno scritto sui bagni di Porretta, conosce quelli che hanno scritto sui bagni di Abano, eccetera, e fa una sorta di storia degli scrittori termali, fino a quando arriva a due svizzeri che cita. Uno è Gundelfingen, vedete sopra, un breve capitolo dedicato a Gundelfingen. Gundelfingen è un personaggio di cui sappiamo niente. Però l'unico testo che abbiamo lo ha pubblicato nel suo trattato termale Conrad Gessner. Quindi è un testo che abbiamo a tradizione indiretta. Non abbiamo niente su Gundelfinger. Però sappiamo che ha scritto appunto un trattatello termale pubblicato, sembra, verso il 1490. Cosa voglia dire pubblicato, se ha avuto l'onore di una stampa oppure se è semplicemente stato divulgato, non sappiamo. Comunque aggiunge un nome a questa trattatistica elvetica di fine 400. E poi abbiamo soprattutto il grande elogio di Gessner. Allora, Gessner aveva scritto sulla Svizzera, aveva scritto sulla Germania, nello stesso testo, e poi aveva allargato alla Mitteleuropa. Che cosa aveva fatto sostanzialmente? Aveva internazionalizzato il tema delle terme. Con Gessner è veramente il tema termale diventa una sorta di internazionale medica. Prima avevamo trattati su singoli luoghi, anche a Trescore abbiamo per esempio Girolamo Albani che nel primo Cinquecento scrive un testo su Trescore, oppure abbiamo un personaggio che mi intriga molto ma che non riesco ancora a identificare, che è un Giovanni Geramelli, che scrive un poemetto di 200 versi su Trescore, eccetera. Ma sono tutti testi a carattere termale che illustrano anche singoli luoghi. Ugolino di Montecatini evidentemente trattava di Montecatini, eccetera. Invece Gessner apre il panorama e comincia a trattare appunto delle terme, un po' di tutto quel mondo che lui poteva in qualche modo raggiungere direttamente, perché andava, sappiamo, a provare le acque nei singoli luoghi, si è spinto fino in Germania, ma quando non poteva andare direttamente nei singoli luoghi usava i testi che su quelle terme
conosceva. E quindi abbiamo da una parte quella che si chiama la testimonianza autoptica, cioè l'autopsia, che è evidentemente la regina delle prove, anche secondo uno storico, il re degli storici antichi, cioè Erodoto, l'autopsia visiva, cioè la testimonianza che io ho visto quel tal fenomeno, quel tal paziente guarire, è uno degli elementi come dire, che porta autorità al discorso. Quindi Gessner ha da una parte così una pratica autoptica e dall'altra però è un grande frequentatore di libri, ha una cultura sterminata, ha insegnato greco nel primo studio di Losanna per 3 anni, ha fatto edizioni di testi, ha pubblicato Galeno, ha pubblicato Marziale, ha scritto sulle terme, ha scritto sui latticini, ha scritto l'immatura, ha scritto di tutto da Gessner. Ed è veramente un enorme. E Gessner, appunto, è elogiato come colui che ha praticamente portato questo sapere termale verso l'Europa del Nord e verso l'Inghilterra. Concludo con un documento, una cosa che mi sembra molto interessante e che sottopongo alla vostra attenzione. Ho parlato di Poggio Bracciolini e della lettera di Baden, dove illustra i bagni di Baden. E li illustra, appunto, come ho ricordato, facendo l'elogio di questa civilizzazione in cui le persone convivono senza troppe passioni, senza gelosia, eccetera, senza sospetto verso lo straniero, verso la persona che non conoscono, eccetera. Questo è un passaggio in cui vi prego di osservare soprattutto la parte in giallo. Lo leggo brevemente, è un passaggio della lettera sui bagni di Baden. Descrive il comportamento delle persone, dei bagnanti. Possono bere insieme e parlarsi, vedersi e toccare la mano. In alto, questi bagni sono recinti da una ringhiera deambulatoria, in cui gli uomini sostano a osservare e a parlare. Spesso nell'acqua mangiano insieme su una mensa galleggiante. Io, dalla ringhiera, osservavo tutto. Vedevano le loro mogli trattare con stranieri e non se la pigliavano, non ci facevano caso. Passano la maggior parte del tempo in canto, in simposi, in danze, infatti suonano accoccolati nell'acqua. Allora, ho messo in giallo gli elementi che mi importano, perché credo che questa lettera, che è stata pubblicata per la prima volta a Basilea fra le lettere di Enea Silvio Piccolomini, cioè Pio II, il Papa, e che ha avuto una diffusione europea immensa, è forse la lettera di Poggio Bracciolini più diffusa nei manoscritti, sia stata contemporaneamente anche la base di un progetto iconografico per un pittore di cui esiste un bellissimo quadro che ho scoperto a Basilea, al Kunstmuseum di Basilea. Questo pittore è un alsaziano, si chiama Hans Bock, è il quadro che avete che è stato riprodotto nell'invito Coso, e questo quadro rappresenta Leukerbad, che è una località del Vallese termale, e la rappresenta con gli stessi elementi che qui Bracciolini indica. La ringhiera, da cui gli uomini sostano e guardano i bagnanti, la mensa galleggiante su cui mangiano all'interno del bagno, eccetera, eccetera. E questo è il quadro di Hans Bock, che è un alsaziano ma che ha vissuto a Basilea molto tempo. Va detto che Hans Bock, questo è un quadro della fine del Cinquecento, Hans Bock doveva essere probabilmente un pittore colto. Era amico di editori come gli Amerbach, era amico di umanisti, basilesi, eccetera, e quindi doveva essere un pittore molto, molto colto. E allora vediamo questi elementi comuni. Vedete intanto il deambulatorio, la balaustra sopra, con 2 persone che guardano e un terzo isolato sulla sinistra, che potrebbe anche essere al limite figura dell'autore,
immaginiamoci così. Poi abbiamo le persone che si bagnano e guardate a centro sinistra, abbiamo tre persone, abbiamo una donna aggrappata alla schiena di quello che presumibilmente è il marito e poi abbiamo un'altra persona riconoscibile attraverso una sorta di turbante, probabilmente appunto un estraneo, che avvicina questa donna la quale si volta verso di lui. Poi abbiamo la tavola galleggiante sull'acqua, dove mangiano, la tavola di legno con cosa? E infine abbiamo anche l'elemento della persona accoccolata nell'acqua che suona, che è questa, questo personaggio sul bordo della vasca. Allora, io credo che qui trapassiamo ancora appunto tra da parola a immagine, cioè il testo di Bracciolini è stato così diffuso e così diversamente fruito che probabilmente anche questo pittore che ha vissuto a Basilea, eccetera, dove appunto circa 80 anni prima era uscita la prima edizione della lettera di Bracciolini, se ne è ispirato, molto semplicemente. E con questa immagine io chiudo questo discorso che appunto ha voluto veramente un po' muoversi fra tante cose, ma che in fondo a me piace proprio per questo, perché questo discorso sulle acque in fondo è un discorso che apre invece di chiudere, ed essere come dire contento e pago di sé, ecco, apre su tante cose insomma. Io vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie professore, per questa che non è stata una conferenza ma una vera e propria lezione, e per il suo sviluppo storico intanto, dall'età romana pompeiana al momento di questo quadro di Bach conservato a Basilea, passando attraverso tante valutazioni. La prima, questo dissidio tra chi non era medico ma che si interessava di terme, letterati, teologi, filosofi, astrologi, contro invece la medicina tradizionale classica, che forse diceva: ma che cosa c'entra l'acqua con la salute delle persone? E quindi mi pare di dire così, no? Anche dalle cose che lei diceva, che è proprio forse il suo valore simbolico che muoveva quel tipo di persone, letterati, teologi, filosofi, proprio perché avevano una conoscenza, una concezione dell'acqua, dei suoi valori, che veniva sostanziata da una forte simbologia dei testi che leggevano, in primis i testi biblici, le acque che si aprono quando il popolo di ebreo fugge dall'Egitto, ma anche il diluvio universale è un grande bagno termale collettivo che risana le persone, fa ricominciare una vita. È bellissima l'idea della colomba che esce e che riporta il ramo d'ulivo giù fino al battesimo, fino poi alla concezione di questo lavacro che serve. Quindi io presumo che è proprio in quell'ambito lì, più filosofico, più teologico, più letterario, più poetico, come diceva, che avviene la contrapposizione invece con la tradizione più erudita, più accademica. Ma poi molto interessante questa visione, questa percezione che abbiamo visto, soprattutto in questo confronto tra testi e immagini, alcune veramente eccezionali, anche nella resa plastica delle figure, sino a quest'ultima, sino poi a quelle che abbiamo visto, insomma. E poi qui vedo
la scuola di Pavia, alla quale si è formato il professore, l'aver colto filologicamente dalla lettera di Bracciolini la fonte per la pittura di Bach. Ecco, questo veramente mi pare che suggella una lezione che io trovo straordinaria. Posso aggiungere una cosa che mi viene da studi che ho fatto, ma che sicuramente il professore avrà visto, ma ho un dubbio. Mi pare che Gessner volesse inserire anche i bagni di Trescore nel suo De Balneis e si rivolge a un medico bergamasco, Grattaroli, che ha appena conosciuto, per chiedergli, oggi diremmo, una scheda sui bagni di Trescore. Questa scheda mi pare che sia pubblicata, ma non ho la certezza, e in realtà Grattaroli, che conosceva bene, perché era bergamasco, era stato il priore del collegio dei medici di questa città, scrive questa scheda rifacendosi però a un trattato che è stato citato del medico Albani sui bagni di Trescore, quindi gli comunica cose che non erano proprio sue ma già conosciute in città. Poi quando ho accennato a Baden, dicevo già la volta scorsa, per me è una cosa autobiografica, mio padre andava matto per i bagni di Baden, lui diceva che erano i migliori, fin quando poi scoprì Abano Terme e trovò che quelli erano migliori di quelli di Baden. Ma a Baden, non sapevo di Poggio Bracciolini che ha scritto una lettera sui bagni di Baden, ma a Baden quando c'era da fare qualche colloquio teologico i riformati si ritrovavano a Baden, quindi presumo a questo momento che magari al mattino discutevano di Eucarestia e di Trinità e di giustificazione per sola fede, ma poi però al pomeriggio ci si immergeva in queste vasche, insomma, e questa idea del piacere dell'acqua a me sembra che avesse un valore, un suo senso. Ci sono interventi, qualcuno che vuol porre qualche domanda? Ci sembra, sì? La presenza di molte donne. La presenza di molte donne, è vero. Anche nelle miniature del 200, mi sembra. L'acqua e così sono nella maggioranza donne, dalle quali probabilmente andavano uomini, ma sono proprio preminenti in quello che lei ha mostrato. Sì, sì. Altre magari riflessioni, poi facciamo concludere al professore. Qualcuno vuole fare una considerazione? Allora lasciamo il professore di chiudere. Sì, questa osservazione è molto giusta. Addirittura c'erano dei bagni considerati molto importanti per la gravidanza, cioè che facilitavano il fatto di rimanere incinta. E naturalmente questo è un tema medico, ma è un tema anche che nei suoi risvolti è stato sfruttato anche dalla letteratura, perché forse voi ricordate la commedia di Machiavelli, La Mandragola. La Mandragola si tratta della storia del vecchio Nietzsche, fiorentino ormai anziano, che ha una giovane moglie, e lo scherzo che gli viene, che viene complottato ai suoi danni è quello di fargli credere che potrà avere un figlio suo se la moglie andrà ai bagni, mi pare, di San Filippo o comunque lì vicino a Lucca. Il vecchio Messer Nietzsche resiste un po' e poi però l'idea di avere un figlio in età avanzata lo solletica e accetta di mandare la moglie ai bagni. Naturalmente poi ci penserà un altro personaggio a contentare Messer Nietzsche. Ecco, per cui, ma in realtà questo aspetto della commedia di Machiavelli, che è forse la commedia più importante del Cinquecento, la commedia più famosa e più bella anche del Cinquecento, è un aspetto che ha delle radici mediche, cioè c'erano dei bagni
anche nei bagni di Pozzuoli, nel primo poemetto di questa letteratura, abbiamo dei bagni che sono specializzati nel facilitare il fatto di restare, la gravidanza, insomma. E così anche per altri temi, insomma. Quindi è giustissima l'osservazione. In questo quadro di Boch, fra l'altro, ci sono vari tipi di donne. Per esempio c'è una donna che sembra uscita da un quadro di Cranach, perché questo personaggio accanto al trio, diciamo, a marito e moglie e questo intruso, diciamo, quest'altra signora invece che ha questa specie di cappello, eccetera, sembra uscita da un quadro di Cranach, insomma, il quale fra l'altro aveva fatto, per esempio, un giardino di delizie, eccetera, un po' come Bosch, insomma, rappresentando appunto l'elemento femminile. Ma è vero che è molto presente, anche se la medicina ipocratico, galenica, eccetera, si interessa alle donne per lo più, non soltanto, ma per lo più per gli aspetti appunto di generazione e quindi per gli aspetti ginecologici. Abbiamo anche altri casi, ma la tipologia, per esempio, in questi giorni leggevo l'edizione che ha procurato Carena di questi scritti di Ippocrate, e la gran parte sono indicazioni legate a un mondo maschile, non femminile. Poi ogni tanto c'è qualche caso femminile, qualche caso clinico interessante che Ippocrate registra, ma è vero che la presenza delle donne è sì apparentemente importante nell'immagine, molto meno nella riflessione tecnico-medica che di questa tradizione. Bene, io direi allora ringraziamo nuovamente il professore Massimo Danzi per questa bellissima lezione, ringrazio voi di essere intervenuti. Vi ricordo che tra qualche giorno, se il professore lo consentirà, questa lezione sarà tutta online sul canale YouTube di Archivio Bergamasco e lì potete magari risentirla, fermarsi, rivedere. Queste possibilità che ci danno i media oggi sono interessanti proprio perché nel mettere in pausa si può riascoltare, capire e entrare ancora meglio nella riflessione che è stata fatta così dotta. Grazie a tutti voi, alla prossima occasione che mi pare sia, Matteo, la prossima occasione di Archivio, ormai siamo il 4 di dicembre, con Carobbio, che parla del convento di Pasquale da... Una figura di un agostiniano del 400. Benissimo. Bene, buonasera a tutti, grazie di nuovo. Grazie a voi. Bene, bene.